E bentornati da Faiata Caffè insieme al nostro Antonio che oggi ci racconterà la storia del cocktail forse più famoso degli anni Ottanta, il B52, un nome così particolare ma da che cosa ha origine Antonio? Da origine appunto per la guerra nel Vietnam, i bombardieri americani in B52, proprio per questo. Perché è un cocktail abbastanza esplosivo, ma dici perché? È esplosivo perché fa appunto la fiamma, diciamo così. Sono due versioni, la prima vuole che la prepariamo con crema di whisky, liquore al caffè e del Grand Marnier e non prende fuoco. Mentre per fare la scena, diciamo, togliamo il Grand Marnier e aggiungiamo del rum scuro, poi lo prepariamo. Ecco, poi ovviamente come tutti gli alcolici vanno assunti a stomaco pieno. E in questo caso che cosa abbiniamo? In questo caso abbiniamo i nostri tipici dolci, poi un bel piatto di dolci tipici d'Abruzzo, diciamo. E grazie Antonio, buon aperitivo dal Faiata Caffè. Arrivederci. E ben ritrovati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Oggi con immenso piacere torniamo a Picciano dal nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ciao Jennifer, bentornati da noi. Finalmente, devo dire che il nostro chef ci ha portato veramente in giro per l'Italia, ci ha fatto scoprire ricette e tradizioni delle altre regioni italiane che veramente hanno tanto da insegnarci. Anche oggi faremo questo tour. Dove, Antonio? Adesso praticamente abbiamo attraversato un po' tutta l'Italia, abbiamo conosciuto un po' i vari formati di pasta, le cucine, i sapori che cominciano a cambiare un po' da regione a regione, come si spostano. E adesso ci troviamo in Veneto. In Veneto oggi praticamente il Veneto è una regione che la cucina è fatta un po' soprattutto di fagioli, di polenta, di riso e di baccalà. Wow. E questi sono, diciamo, gli ingredienti principali che si usa Veneti. In questa regione. Okay. E oggi una cipolla bianca di Chioggia. Wow. Oggi andremo a fare un classico della cucina che adesso conosciamo un po' classico. Tutti. È un fegato alla veneziana. Chi non è, magari, se cementato in cucina, a fare questo piatto? Un po' tutti. È un piatto semplice, bisogna capire un po' solamente alcuni passaggi, ma povero. È semplicissimo. E noi siamo qui per questo, per insegnarvi quei segreti che sono fondamentali per la buona riuscita del piatto, vero chef? È vero. Difatti il fegato è un alimento buono, buonissimo, di gusto, una bella cucina, bella consistente, quello che piace a noi. E bisogna fare attenzione nella cottura, perché se praticamente passiamo i tempi e non lo riusciamo a mangiare, che diventa troppo secco. Addirittura. Allora, bene, chef, allora... ingredienti semplici. Okay. Noi abbiamo già precedentemente stufato la nostra cipolla bianca di Chioggia con un po' di olio e un po' di pepe. Quindi olio e pepe, basta. Pepe, sì, sì, sì. Quindi mettiamo l'olio, facciamo soffriggere e poi chiudiamo con chiudiamo, rimettiamo un po' di acqua. Piano piano, quasi una mezz'oretta, deve quasi caramellare questa tagliata cipolla. Tagliata proprio sottilmente. Tagliata sottile alla julienne e poi piano piano che cuoce, tanto si sfalda, deve diventare quasi una purè. Eccola qua. Questo è il nostro praticamente risultato di questa cipolla bianca di Chioggia. Operazione molto semplice da fare. Semplicissima, chi sta in cucina lo fa sempre. Senti chef, ma la caratteristica di questa cipolla di Chioggia? È delicata. Non è come la cipolla dorata, è molto più dolce, alla fine cottura rimane quasi il dolce. Ecco perché l'ingrediente praticamente è la cosa principale che dobbiamo sentire in questa ricetta è l'agrodolce. Ok. Allora l'agro ce l'abbiamo da questo aceto che andremo a spruzzare e il dolce ce l'avremo dalla cipolla bianca
e con questo fegato, che è un fegato di vitello, okay. Sale e pepe, semplicissimo. Allora, iniziamo nel mettere nella nostra, praticamente usiamo sempre una padellina un po' larga, abbondante, che non ci deve stare praticamente stretto questo fegato, altrimenti rifà l'acqua e poi inizia la cottura e viene lessato. È quello che dicevo prima, una volta che il fegato dopo viene lessato non lo mangeremo più perché viene praticamente troppo duro. Ok, chef. Allora, poi prendiamo il nostro fegato. Mazza quanto è grande, chef. Il fegato di vitello. E lo andiamo a tagliare, in questo caso io lo taglio a striscioline. Ok. Può essere anche tagliato a dadini, a cubetti. Mi piace un po' più l'idea della strisciolina a me, poi. Certo. Priviamo, una cosa che dobbiamo fare attenzione quando facciamo il fegato e stare attenti praticamente a queste cose qua che sono dure, queste pellicine. Ah, dobbiamo toglierle. Sì, queste togliamolo, perché poi quando capita sotto i denti non riusciamo mai a... Da fastidio. Da fastidio, sì. Cerchiamo di toglierli e andremo a tagliare a striscioline. Sai che credo di non aver mai mangiato questo piatto, chef? Io non amo particolarmente il fegato, non però... Non ami il fegato? La cipolla ti piace, sì. Cipolla da morire. E il fegato di vitello però non l'ho mai mangiato, quindi può darsi anche... Il vitello è buonissimo. Mi piaccia, visto che il vitello è la mia carne preferita. Ti piace anche perché... E a bambini per farlo mangiare ai bambini non devi convincerli, non lo mangiano il fegato, no, però... no, loro lo mangiano, vogliono il fegato. Ah, i vogliono miei il fegato, sai che sono per fortuna di buon gustai, ascolta, quindi... io praticamente gli dico la fettina, una fettina, non gli dico il fegato, perché se gli dico il fegato magari si mette sempre, i bambini si mettono sulle sue. Io il problema è inverso. Gli dice... devo dire che il fegato per gli attirarli. Devi dire che il fegato per attirarli. Sì. Io gli dico una fettina di vitello, una fettina. Non lo faccio cucinare troppo, se no altrimenti, come diventa ti dicevo stopposo. Prima, diventa stopposo. E risulta morbido e buono. Bene. Allora, al nostro taglio andremo. Fuoco vivace. Quindi fuoco alto per non far arrivare troppa acqua, giusto? Sì. Allora, che non deve lessare. Queste ci stanno alcune versioni, diciamo, dipende da quello che si vuole fare. Io ho fatto la più, proprio la più semplice, sì. E anche la, il mio avviso, la più buona. Si può anche spolverare con un po' di farina. Ok. Ok? Io in questo caso faccio proprio quello veneziano. Facciamo bene riscaldare. Ok. La nostra padella. La nostra padella, rimettiamo un po' di olio. Quindi dobbiamo essere generosi. Sì. Allora, un po' di olio, un'altra cosa che si può aggiungere, una noce di burro. Volendo. Queste sono quelle versioni che praticamente cambiano un po' il piatto. Però dopo sta al gusto di chi lo cucina. Io ho fatto la ricetta proprio, certo, come deve essere. Ok, quindi volendo possiamo aggiungere una noce di burro. Una noccetta di burro, altrimenti... una volta che praticamente la cipolla è bella caramellata così, aggiungiamo una nocettina di burro e andremo. Però diciamo che dà un gusto un po' più morbido, un vero? Un po' più morbido, sì. Andremo a mettere il nostro fegato. Tempo di cottura, chef? Tempo meno. Di cottura 5 minuti. Quindi vero, velocissima. Velocissimo, altrimenti, come ti dicevo, si lessa. A fuoco molto 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 forte, vivace. Vivace. Ci siamo quindi, chef. Allora, eccoci praticamente qua. Adesso mettiamo un po' di sale. Aggiustiamo con una spolveratina di pepe. E adesso facciamo praticamente la parte irrorare con un po' di aceto. Po' di aceto. Poco, chef, vero? Un po' dolce, un po', giusto appena si sente. Così la cipolla caramellata praticamente sprigiona anche un po' di del suo dolce e con l'aceto. Si sente l'aceto. Sì, beh, devo dire che il profumo è veramente invitante, chef. Ok. Perfetto. Ci siamo. Allora, passiamo all'impiatto. Abbiamo fatto
una polenta semplicissima di farina di mais. Ripassata in forno, vero? Ripassata in forno. Alla piastra. Scottata alla piastra, praticamente, okay. Come si usa mangiare in Veneto. E questo lo serviamo con il fegato. Ah, ok. Quindi proprio oggi rispettiamo le tradizioni venete in maniera impeccabile, chef. Complimenti. Sì, la polenta noi non è uso nostro mangiarlo così. Praticamente questi la fanno raffreddare, poi viene grigliata e accompagna, diciamo, tanti piatti di carne. Può accompagnare. Beh, devo dire che è proprio invitante questo piatto, poi con l'autunno inoltrato ci sta veramente perfettamente, cioè proprio uno di quei piatti che ti scalda, no? Ricchi di gusto, di sapori, anche di consistenze diverse, la cipolla, sì. Il fegato, veramente. Sto agrodolce. Sì. Esattamente, chef, grazie. Ok, Jennifer, ecco il fegato alla veneziana. Grazie per essere stati con noi, oggi vi abbiamo portato in Veneto, ci torneremo anche domani sempre insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ci vediamo domani. Alimento che troviamo in natura in questo periodo sono le castagne. Abbiamo detto più volte l'importanza di utilizzare alimenti creati da natura in determinato momento dell'anno perché soddisfano di più le richieste del nostro organismo. Castagne sono molto simili dal punto di vista bromatologico alla pasta. Potremmo utilizzarli di più e magari per rendere alimentazione equilibrata, non troppo calorica, riduciamo nello stesso pasto utilizzo della pasta o del pane.